Cari amici, buongiorno. Ci ritroviamo ancora una volta nell'orto del convento. Vi vogliamo mostrare ancora un po' dello spazio di questo orto coltivato che veramente produce, dà dei buoni frutti. Oggi ci fermiamo sulle zucchine. Sappiamo bene che c'è in queste piante c'è una buona produzione, prima di tutto di fiori. I fiori di zucca che ogni mattina, se noi facciamo attenzione, possiamo raccoglierli, perché poi passato la mezzogiornata si appassiscono, quindi diciamo che bisogna essere un po' mattinieri e raccogliere questi fiori di zucca, che si possono fare in tanti modi: si possono tagliuzzare, fare dei risotti, si possono fare con la pasta cruda, pasta crudaiola, non la pasta cruda, la pasta fredda, diciamo, e poi ripieni, oppure indorati e fritti, insomma in tanti modi sono veramente gustosi, anche se diciamo che proprio non è il top per la salute, cioè soprattutto quando si usano molto fritti. E invece ecco, questa pianta produce le zucchine. Ecco, vedete, e questa proprio è un ottimo prodotto che si può fare in tanti modi, soprattutto ciò che fa veramente bene all'organismo, allo stomaco, all'intestino, a tutto l'organismo, sono lesse, no? Lessate e così condite con un po' di olio, un po' di aglio, tutte queste cose così. Ma anche, per esempio, si possono fare cotte con i peperoni, le melanzane, la caponata, diciamo, no? Oppure anche in tanti altri modi, come la melanzana, così anche la zucchina può essere usata per fare la parmigiana. Ecco, quindi è piena veramente di liquido, vedete, scendono le gocce proprio dalla parte dove noi l'abbiamo tagliata. E quindi questo fa veramente bene all'organismo. Vicino alle zucchine noi troviamo il basilico. Il basilico è uno dei re della cucina estiva. Questa qualità, vedete queste foglie larghe, così, è la qualità che si usa moltissimo per il pesto genovese. Ecco, vedete che sono veramente profumatissime e quindi vengono usate soprattutto per il pesto. Ma sappiamo bene che il basilico condisce anche tante altre pietanze, e vi voglio prendere un'altra qualità di basilico, che sono queste a foglie larghe. Ecco, vedete, queste sono veramente, si fanno veramente larghe queste foglie, ma hanno sempre lo stesso profumo e anche la stessa bontà. Si possono, in genere, ecco, soprattutto si mettono nel basilico da profumo al ragù, da profumo alle altre pietanze, e anche per esempio con i pomodori, le zucchine, le esse, tutte queste cose sempre si può mettere sopra il basilico. E un'altra erba che noi coltiviamo e che condisce le nostre pietanze, e questo è il prezzemolo, che sappiamo, si dice, tu sei come il prezzemolo, stai bene su tutte le pietanze. Quindi quando qualcuno vuole, si mette sempre in mezzo a tutte queste cose, si fa la somiglianza al prezzemolo, che appunto condisce, diciamo, da sapore un po' a tutte le pietanze che possiamo avere nella nostra cucina. Anche tutte queste erbe sono piene di ottime qualità per la nostra salute, e quindi vogliamo coltivarle,
vogliamo farle crescere, le vogliamo usare e vogliamo ringraziare il Signore perché da tutte queste erbe dà la possibilità di vivere bene, di far crescere bene la nostra salute. Bene, buona giornata, auguri e ci risentiamo presto e pace e bene.